Mister Tesser, Pordenone sconfitto di misura, cosa è mancato in particolare? Diciamo che non abbiamo fatto una buona partita, sicuramente però che eravamo all'altezza delle ultime prestazioni, sia interne che esterne. Abbiamo concesso 3 minuti di partita loro, più intensi, più aggressivi, e poi abbiamo un po', dopo un quarto d'ora circa, abbiamo rimesso in carreggiata. Abbiamo concesso una clamorosa palla con loro sull'esatta situazione che dopo abbiamo preso all'inizio del secondo tempo. Disimpegno sbagliato, facile, e ci hanno castigato. È un peccato perché nella metà del secondo tempo è equilibrato, abbiamo avuto due occasioni abbastanza grosse, quella con Paga solo sul secondo palo, calcio di punizione di Calò che non è che siamo stati capaci di fare il tapis. Secondo tempo è iniziato con il primo minuto il gol, il secondo minuto il gol, e poi è stata in salita, loro si sono abbassati. E noi abbiamo attaccato con tutte le nostre forze, ma tanti traversoni, tante palle giocate in area di rigore, ma nessuna vera occasione perché Pisa si è difeso, soprattutto quando sono rimasti in 10, tutti molto bassi dentro l'area di rigore, non c'è niente. Ho provato a fare anche presto i 5 cambi, insomma, per cambiare un po', Sì, movimentare, non so come dire. no, di ragazzi che sembravano particolarmente brillanti e quindi ho provato subito a dare un'inerzia diversa a quello che era l'andamento della gara. Purtroppo non ci siamo riusciti nemmeno con i cambi a portare una maggiore freschezza e un'intensità maggiore di gara. Dispiace perché magari non in una giornata brillantissima si poteva portare a casa qualcosa. Ma sì, si è visto che dopo i primi 10 minuti, un quarto d'ora, la sera messa lì da pareggio e loro all'inizio del secondo tempo, poi avevamo tanto 50 minuti ancora per andare a riprendere e non l'abbiamo fatto. Queste sono quelle partite, sinceramente, non me l'aspettavo, su un campo pesante, bagnato, che non aiutava sicuramente a giocare. È venuta fuori una partita intensa, non qualitativa, e di conseguenza la battaglia. Chi sbagliava meno avrebbe avuto l'opportunità di vincere la partita. Loro hanno sfruttato una delle due occasioni che hanno avuto e noi le nostre due non le abbiamo sfruttate. Il problema è che le nostre ce le siamo create e loro le abbiamo concesse noi con due disimpegni sbagliati dalla difesa. E quindi questo ci è costato. Però c'è la consapevolezza che queste sono partite che possono succedere. Il rammarico non è mai di queste, secondo me, quando trovi la giornata non giusta, che poi dovremo esaminarla e prepararci tra pochissime ore a un'altra partita importante con le Brescia. Rammarico sempre quando si guarda la classifica di quei punti lasciati per strada. Quindi cosa dirai o hai detto ai tuoi ragazzi appunto in vista del Brescia che è dietro l'angolo? No, si parla domani in spogliatoio, finita la partita c'è sempre una tensione che non porta mai, secondo me, a parlare con tranquillità, non serve a nulla. Adesso dobbiamo solo pensare a rientrare domani all'esame dove tutti noi abbiamo sbagliato. E dobbiamo fare una grande partita e cercare 3 punti assolutamente con il Brescia per non rischiare nelle parti del centro-basso.